Entrata e uscita, uccidi il banchiere da una panca senza farti individuare. Oh, tostissima. E come tante altre missioni abbiamo cominciato da qui. Lo so, fallita quella di prima, mi dispiace, raga. Come possiamo aiutarvi? Intanto c'ho tutti gli assassini disponibili, perfetto. Ma posso mimetizzarvi con voi oppure no? Non so. Ah, ecco. Fantastico, ora cammina però. Bello che spawnano così dal nulla, fantastico. Sono vostri, divertitevi. Non sono per voi, sono per quelle altre, venite con me. Qua una tempesta di frecce non sarebbe male, però, perché ce la passa in mezzo alla festa. Per il banchiere. Ehi. Che femminilezza. Dammi un vaso. Yeah. Volevo dire, fate pure. Non sono mai stato trastevere. Le rovine mi rendono un po' nervosa. Non uccidete il bersaglio, però, eh. Ci credo. Che belle forziere avete lì. Non è. Però tenete tra quelle vostre braccia. Tra 4 ore finisco il turno, bella. Dovete toccare. Cosa dovrò dire? Altre 4 ore finisco il turno, bella. Ne erano 2 ore? Ho capito male. Bella. Vieni da papà. Piano piano. Molto piano. Che abbia voglia di divertirsi un po'. Serve un'altra fazione però, ragazzi. Mi serve davvero un'altra fazione. Devo tenere il bersaglio a distanza. Beh, siamo arrivati, perfetto. Denaro per voi, banchiere. Dallo a me. Anche... Che capezzoli fatti bene. Tu puoi andare. Dove ho messo la borsa? Onoratissimi. Benvenuta alla mia festa. Sono Giovanni Borg. Un altro. Iniziare il discorso nel salone, eccellenza. Vieni. Ti stai divertendo, mia cara? Sì, eccellenza. Ho dovuto anche pagarvi, cioè non eravate già con me? Beh, non ho badato. Meglio così. Si vede. Se vedo una mela e decido di prenderla, nessuno mi... Tranne il problema era... Che culo. Forse non mi hai capito. Gli alberi... Erano subito lì. No. Voi venite con me, però. Al contrario. Ti ho visto sorseggiare. Credo di avere diritto a una prestazione gratuita in cambio. Anzi, ti voglio... Ma come gratuita? Grazie a tutti per essere venuti. E attende una lunga notte.
Mi servono altre cortigiane però, raga. Stavano per sfoderare le armi. Che culo. Ah, ecco Cesare Borgia. Stronzissimo. Quale miglior modo di festeggiare le mie vittorie che unirsi in una fratellanza virile? Presto ci ritroveremo qui per celebrare la nascita dell'Italia unita. Allora, la baldoria durerà 40 giorni e 40 notti. Che la festa abbia inizio! Non si era parlato di conquistare l'Italia. Se il vostro geniale comandante in capo dice che è possibile, perché non vi rallegrate? Rischi di rovinare il delicato equilibrio che abbiamo conquistato con tanta fatica. Apprezzo ciò che avete fatto per me, ma l'esercito è mio, quindi sono io che decido. Non siate cupi, divertitevi. Disappointed, eh? Ma noi dobbiamo ancora ucciderlo. Ok, devo avvicinarmi a una panchina. Tanto questo potrebbe essere utile per fare così. Zack! Come con le forbici. Va bene, il banchiere è quello, ragazzi, quindi... bisogna andare di gruppo in gruppo e sedersi sulle panchine. Per questa sincronizzazione totale che veramente secondo me non ha senso. Però vabbè, è l'ordine di stare zitto tu. Siediti, va. Bravissimo. Aspettiamo. Vieni, vieni amore, vieni. A posto. A posto. Tutto ciò che ho toccato, visto e gustato. Beh, gustato parecchio, vista la panza che c'hai. Un uomo di potere dovrebbe stare alla larga dai piaceri vani. Ma ho dato alla gente ciò che desiderava. E ora ne pagherete il prezzo. Il piacere immeritato si consuma da sé. Requiescate in pace. E addio. Adios. Lasciatelo scappare! E via così. Anzi, tempesta di frecce e ciao. Aiuto! L'assassino! In realtà è servita ben poco la tempesta di frecce. È buona! 2400 fiorini. Non mi avete ridato 3000, però vabbè. Abbiamo ancora altro da fare per quanto riguarda la storia principale prima di chiudere la sequenza 4-5, credo. Devo trovare un modo per restare in forma. E devo ritirare anche la rendita.